Bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per le 10 canzoni più belle, ma questa volta suonate e cantate dai gruppi migliori degli anni 80. Allora, la classifica di oggi includerà anche i duetti, però, perché li includo in questa rosa dedicata ai gruppi. Lo so che non è la stessa cosa, ma ogni cosa che non è più solista la considero gruppo e perciò la inserisco in questa classifica di oggi. Se vi piace l'argomento, vi ricordo che se andate nella playlist del mio canale Le 10 canzoni, troverete tutti questi vlog dedicati alle classifiche in generale. E quindi, se vi piace l'argomento classifiche, vi auguro un buon divertimento. Ma oggi le 10 canzoni più belle cantate e suonate dai gruppi e dai duetti migliori degli anni 80. E per migliori chiaramente intendo quegli artisti che in queste canzoni sono arrivati al massimo, insomma hanno dato veramente il massimo a mio parere. La classifica è sentimentale, perciò dettata dalla mia emozione, dal mio cuore, assolutamente. Perciò non c'è niente relativamente alla composizione, alla struttura del pezzo, alla parte artistica in generale. È proprio una classifica sentimentale. Ma prima di iniziare questa classifica, tre menzioni speciali. E una di queste vi stupirà tantissimo. Prima menzione speciale, Albano e Romina Power con Shahrazad. Da bambino io sognai. Lo so, lo sfracassatore Albano, voi direte, ma com'è possibile, Ale, cosa ti è successo oggi? Allora, ho inserito questa canzone perché c'è un ricordo collegato veramente molto importante per me. Da ragazzino, no, una volta l'anno dove abitavo io arrivava il Luna Park e generalmente arrivava in autunno e poi ci svernava in pratica dove abitavo io. Praticamente quello che noi chiamavamo i calci in culo mettevano a ripetizione, a loop, la canzone di Albano e Romina Power, Shahrazad. Perciò io ho collegato queste giornate molto divertenti che passavo a questo Luna Park con questa canzone. Non c'è niente più di questo, state tranquilli. Altra menzione speciale, i Via Verdi con Diamond. Negli anni 80, come ricorderete, a livello internazionale sono esistite delle formazioni che erano praticamente create per fare beneficenza, diciamo, per aiutare, ecco, coloro che avevano più bisogno. E perciò tutti i proventi di questi dischi andavano esclusivamente ad aiuti umanitari. Questo accadeva per USA for Africa, come per Band Aid, ma anche l'Italia ne ebbe uno, in particolare era Musica Italia per l'Etiopia, e rifecero tantissimi artisti italiani tutti insieme la canzone Volare di Domenico Modugno. Ma adesso la classifica delle 10 canzoni più belle suonate e cantate dai gruppi da duetti migliori della musica italiana negli anni 80. Al numero 10 ho messo Vamos a la Playa dei Righeira. Vamos a la playa, oh. Sala Playa non poteva mancare perché c'è legato tutto un ricordo estivo infinito, perché poi fu un'estate lunghissima. Questa canzone suonò tantissimo proprio per mesi e quindi sono tanti i ricordi collegati a questa canzone, e ogni volta che parte questo pezzo, vabbè, ci colleghiamo a un sacco di ricordi meravigliosi del 1983. Al numero 9 ho messo un duetto, in questo caso un duetto veramente super. Super, perché nel 1985 Riccardo Cocciante e Mina cantarono una composizione magnifica che si intitolava Questione di Feeling. Nello stesso anno di questa canzone ci fu anche un altro duetto, che non sarà l'unica volta che questi due fratelli si uniranno per creare delle canzoni, ma questa è, diciamo, la più bella di tutte fra le canzoni che loro hanno cantato insieme. Sto parlando dei magnifici fratelli Bella, quindi Gianni Bella e Marcella Bella, con L'ultima poesia. Senza più entusiasmo.
al numero 7 e vi giuro sarà l'ultimo duo. Ho scelto un pezzo bellissimo. Allora, in questo periodo, diciamo negli anni 80, Gianni Morandi fa tante collaborazioni, collabora con tantissimi artisti, in primis Lucio Dalla, con il quale canterà diverse canzoni insieme, ma c'è un pezzo bellissimo che Morandi canterà con Amy Stewart. La canzone si chiama Grazie perché, è una canzone che ho messa al numero 7. Io come te. Ma adesso parliamo davvero di gruppi, dal numero 6 in su ci sono esclusivamente formazioni. Allora, al numero 6 non mi potevo sottrarre assolutamente a mettere questa formazione, una formazione nata come quartetto, poi diventata trio dall'81 in poi, che hanno fatto proprio dall'81 in poi grandissimi successi dai Parade. Il più importante di tutti è Sarà perché ti amo, ma poi Come vorrei, Mamma Maria e via dicendo. C'è anche Volevo danzé, mi sa. Però io ho scelto la canzone che mi ha emozionato di più di questo periodo storico musicale dei ricchi e poveri, e cioè Cosa sei? Cosa sei quando dici di sì? Al numero 5 ho messo un pezzo, uno dei più belli che ricordi negli anni 80, che è un repertorio di un gruppo che spesso in maniera un po' superficiale viene diciamo inserito, ecco, in un contesto italo disco, ma loro non facevano italo disco, a dir la verità, facevano una dance molto raffinata, molto bella, con una voce eccezionale che è la voce di questo gruppo. Allora, loro si chiamano in generale Nicolosi perché sono tre fratelli, ma la cantante è Dora Carofiglio. Hanno fatto tante canzoni bellissime, tipo Moving On, Why Me, è quasi, diciamo, facevano musica molto molto bella secondo me. Poi nell'85 escono con una canzone meravigliosissima che io ho amato molto e che si intitola Dreamland Paradise. Numero 4, poco prima del podio, ho messo un pezzo sempre del 1985. Diciamo che l'85 è forse l'anno clou dei miei più grandi ricordi degli anni 80. Proprio l'85 è molto importante, ecco, in questo decennio per me, e sono tante le canzoni infatti che ho inserito di questo anno. Una in particolare è una canzone che piace a tutti, secondo me. E visto che avevo fatto questo grande torto di non inserire questo gruppo negli anni 70, spiegando anche il motivo, nonostante avessero un repertorio magnifico in quel decennio, l'ho inserito decisamente in questo decennio. Sto parlando di Mattia Bazar. Allora, loro hanno tante canzoni bellissime. Negli anni 80 io ho amato tantissimo Souvenir, per esempio, ma ho amato anche Stringimi, ho amato Vacanze Romane, ne hanno tantissime veramente, però ce n'è una che supera tutte e che ho messo al numero 4, che è Ti sento. Adesso abbiamo il podio. Al numero 3 ho messo un pezzo del 1982. Il gruppo in questione io l'ho amato tantissimo nel 1976. Ritorno di fiamma per me è nell'82, quando si presentano al Festival di Sanremo e canteranno Marinai. Bellissima. Al terzo posto ho messo Le Orme. Al secondo posto ho messo un gruppo che viene da molto lontano. Il debutto di questo gruppo è negli anni 60. Hanno fatto negli anni 70 grandi successi, in primis Quella carezza della sera, per esempio. Però io non l'avevo inseriti. La spiegazione è stata molto semplice. Avendo cantato così tante volte il repertorio dei New Trolls durante la mia attività di musica dal vivo oppure nelle orchestre, ne ho perso praticamente gran parte dei ricordi, hanno perso smalto queste canzoni. C'è una canzone invece che mi è rimasta veramente nel cuore perché per me è veramente eccezionale, che è una canzone che riporterà i New Trolls al Festival di Sanremo negli anni 80, esattamente nell'85. Al secondo posto ho messo Faccia di cane dei New Trolls. Faccia di cane.
cane aveva questa idea. Prima del numero uno, però, mi sembra giusto parlare anche di tutti quei gruppi per me particolarmente importanti che però non ho inserito in questa classifica. Ci sono gruppi che vengono dagli anni 70 e nei primi anni 80 continuano a fare grande successo, come ad esempio i Cugini di Campagna oppure anche i Collage, va bene? Io non l'ho inseriti perché ormai a mio parere si era esaurita questa formula molto bella di questi due gruppi e quindi non ho nessun ricordo legato alle canzoni dei primi anni 80 di questi due gruppi. Poi c'era un gruppo veramente eccezionale, però troppo lontano dalla mia sensibilità, e sto parlando dei Crisma, magnifici Crisma, che sono stati storici perché hanno fatto innovazione nella musica italiana, però erano davvero molto lontani dal mio modo di ascoltare la musica e quindi non mi sono mai legato particolarmente. Stessa cosa vale per i Decibel di Enrico Ruggeri con Contessa. Ho preferito poi Ruggeri una volta uscito dai Decibel per fare la carriera da solista. E diciamo che negli anni 80 trovo che Ruggeri abbia poi creato le cose più belle in assoluto come cantautore. Perciò i Decibel proprio non mi hanno entusiasmato più di tanto. Mi è dispiaciuto in un contesto come questo molto leggero. Ho dovuto eliminare Tropicana del gruppo italiano che aveva un sacco di ricordi anche per questa canzone, però altre canzoni sono state molto più importanti e emozionanti. E un'altra canzone che ho eliminato a malincuore è il pezzo di Gianni Morandi che canta insieme a Lucio Dalla. La canzone è Vita. È bellissima, veramente, però purtroppo è arrivata fino, diciamo, undicesima, ecco, in questa classifica e quindi non l'ho inserita in top 10. Lo so, molti di voi magari mi diranno, guarda Ale, ci sono delle formazioni negli anni 80 che hanno continuato a fare musica, tipo i Nomadi per esempio, o altre formazioni molto più importanti, e quindi inserire duetti può sembrare come sminuire, no? Questa classifica, però io ricordo ancora che è una classifica che nasce dalla mia grande passione ed emozione per la musica e poi va considerato anche che proprio negli anni 80 io debutterò alle radio private e quindi diciamo che il mio ascolto sarà molto radiofonico e perciò gran parte dei pezzi di gruppi o di formazioni o di duo diciamo che le legherò a ricordi relativamente alla radio, a tutto quello che facevo in questa nuova attività che mi entusiasmava molto. Perciò insomma la classifica in questione è molto leggera proprio per questo motivo, sempre sottolineando che è una classifica assolutamente sentimentale. Ma la canzone più bella cantata e suonata dal gruppo migliore degli anni 80 è di un gruppo che invece viene da molto lontano, non è certamente un gruppo degli anni 80, è un gruppo che suona da anni e decenni e negli anni 80 fa un capolavoro, almeno per me, che si intitola Linea Calda. Il gruppo che ho messo al primo posto è quello dei Pooh. Per passarci un tranquillo weekend. Comunque è un po' vero che mi era venuto il dubbio, no? Che avevo detto, ma c'erano i gruppi negli anni 80 e il primo che mi era venuto in mente erano i Canton con Sonnambulismo e le formazioni che erano presenti, che erano tantissime in classifica, erano per lo più oltre Manica, perciò c'era tanta musica del Regno Unito, ma tanta davvero, c'era l'invasione della musica di Oltre Manica e quindi noi concepivamo il gruppo international e quindi Duran Duran, gli Spandau, Tears for Fears e via dicendo. Come duo noi avevamo come punto di riferimento i WOM, cioè la musica che ascoltavamo di più era proprio questa, perciò fare la ricerca di formazioni italiane che fossero quelle adatte all'età che avevamo negli anni 80, e parlo della mia generazione chiaramente,
Diciamo che formazioni italiane non erano proprio molte e quelle che c'erano venivano un po' più da lontano. Vi ringrazio anche oggi per la visione e grazie chiaramente per la grande attenzione che avete nei confronti di queste classifiche. Classifica degli anni 80 e chiaramente si conclude con questa classifica dei gruppi o delle formazioni o dei duo, appunto, relativamente alle 10 canzoni più belle dei gruppi o formazioni migliori in queste canzoni. La prossima settimana chiaramente parleremo degli anni 90. C'ho una confusione in testa io degli anni 90. Chissà se tirerò fuori qualcosa. Vedremo, vedremo. Vi aspetto perciò anche la prossima volta. Ciao da Ale.